Small Talk with Sophie Bennett and Sean Bell. Io ci provo, io ci provo a annunciarli perché non è la mia lingua, l'inglese, ma ci provo, non voglio fare figuracce. Un buongiorno, ben sintonizzati. Good morning. Sì. Ah. Bravo, sì. Vedi? Si impara, necessità fa virtù. Certo, bravo. Sì. Allora, però io mi metto in un cantuccio e vi lascio. No, non andare via. Rimane Don't leave us alone. Don't leave me with this strange woman. Povero Alex, devi sostituire Silvia. Salutiamo Silvia che ora sta lavorando dall'altra parte in TV. Ma lei può, ce l'ha il fisico, io no. E allora, va bene così. Allora andiamo con questo appuntamento. Dai, siamo simpatici, Alex. Ci proviamo. Non ti facciamo soffrire. Lo so, voi siete molto simpatici, vi seguo. Quando posso, lunedì vi seguo. Ok. Sai, tu hai domande, allora. Certo, sì, okay. Va bene. Andate pure. Okay. Alex, ripeti dopo di me. Avevo paura di questo. My name is Alex. My name is Alex. Vedi quanto è bravo. Ma quella da quinta elementare. Va bene, passo per passo, step by step. Ok, va bene. Oggi di che cosa stiamo parlando? May Day. May Day, but days in general. Days in general, yeah. Ok. May Day, che veramente è il SOS. Is that kind of linked? May Day, SOS? From May Day, the Workers' Day, and SOS. Non lo so, mi chiedo, you put me in a difficult position there. You mean you don't research before you come here? No. Questo non ho fatto un sacco di ricerca per il programma oggi, ma su questo veramente no. Ok, allora passo. Well, May Day was last week. Of course, we all celebrated it here and had a well-deserved day off, or took to the streets and tried to wake up this government. But in England, they're celebrating it today, really. It's a what they call Bank Holiday Monday in England, so it's a long weekend. Infatti è stranissimo, dico conoscimento italiano, sono tornato in Inghilterra e sono tornato il primo maggio. Ero molto confusa perché mentre andavo all'aeroporto per tornare qui ho visto tutti i ragazzi in divisa che andavo a scuola. Ma come mai? Perché primo maggio, first of May, è Labor Day, è giorno dei lavoratori, come dicevi tu. Invece in Inghilterra hanno cambiato la giornata e l'hanno messo il lunedì dopo il 6, così fanno. But this is, I think it's a good idea because every year it's the same. You know, you have a long weekend. You have the Saturday, Sunday, and you know that the Monday, the first weekend in May, is going to be a long weekend. Yes, you're right. But then what do you do? Do you change Christmas too? But they always... Christmas is always a holiday in the UK. If Christmas and Boxing Day land on a Saturday or a Sunday, you always get the extra 2 days. Okay. Yeah. Sto dicendo, allora a questo punto, se si cambia la giornata di primo maggio, si può cambiare anche Natale. Permettono un altro giorno più comodo. Anyway. Okay, so yes, today we're talking about international days in the month of May. In the month of May. Le giornate internazionali nel mese di maggio. Infatti ci sono un sacco di queste giornate internazionali. There are so many of these international days. Yesterday was International Midwives Day. How do you say midwife? Chiediamo a Alex, come si dice midwife? No, neanche io lo so. Midwife è le persone che aiuto un partorito del bambino nel parto, sì. Midwife è un tipo di infermiera che fa aiuta il parto adesso nell'ospedale, nei 100 anni fa. Ma come si chiamava in Italia? Aspetta, sto pensando un attimo. Lo facciamo pensare. Yeah, it's not a term that's used a lot, is it? No, not really. Midwife. Midwife forse c'era una volta quando non c'era sempre medico per fare partorire i bambini. C'era soltanto questa figura che andava in giro alle case a aiutare. Anch'io sono nato così in casa. Sì. C'era il midwife. C'era la donna che aiutava la mamma a partorire. Sì. Vedi? Sì. Allora dobbiamo... In Sardegna negli anni... non diciamo che anni. 50 anni. Sì. 50 anni. Un po' di anni fa. Ecco. E si ricorda... Adesso sto pensando come si dice questa figura, perché me la ricordo in sardo. Allora, non voglio dirlo. Allora, iniziamo in sardo. Ma ricordo in sardo, però vorrei dirlo in italiano. Adesso voi continuate appena mi ricordo.
Lo conosco anch'io, sinceramente, non mi viene in mente. Allora, ci sarà qualche illuminazione qui nello studio fra 5 yeah. minuti, allora aspettate. Midwife's Day. Well, that was yesterday, the 5th of May. Okay, that was yesterday, that was a celebration per celebrare questa figura. So, thanks. Or appreciate, recognize, yes. I suppose. Yeah. 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 E forse questo è il punto di queste giornate, di mettere, focalizzare su queste figure che forse non sempre pensiamo. So, that was yesterday, ieri. But coming up this week, 8th of May, okay, which is Wednesday, yeah. is quite important, that's International Red Cross Day. La levatrice in italiano, ostetrica ora. That's okay. it. Midwife. That's yep. it, è arrivato. C'è stata l'illuminazione. La badatrice in sardo si diceva. That's it. Invece la levatrice. Yeah, and in English midwife. Che yeah. wife è moglie. Yeah. Midwife. Allora ci sarà qualche. Non andiamo. Midway. Midway between a wife and a mother. I don't know. Where, no, no, where no, I lasciamo get that. Perdere yeah, quello. Exactly, yeah. Okay. Comunque stavi dicendo. But okay, a midwife is different from a nurse because on the 12th of May, on Sunday, is International Nurses Day. On the 12th of May, 12 maggio, c'è la giornata internazionale delle infermiere. Yeah. Ok, che yeah. è un'altra figura medica tutto insieme. Ma è strano, perché io ho visto c'è un'altra giornata internazionale, 12. Yeah. C'è World Migratory Bird Day. And Mother's Day. And Mother's Day. Ci sarà un collegamento. C'è la festa della mamma. La giornata delle infermiere, la giornata della mamma, Mother's Day, and World Migratory Bird Day. La giornata degli uccelli che migrano. Allora, how do we celebrate that? No, è per riconoscere che è importante quando questi uccelli fanno i loro viaggi attraversano il paese, hanno bisogno dei loro posti dove si fermano per bere, per mangiare tutto quanto. Allora, per valorizzare il fatto che hanno ancora questi posti dove andare, perché se non hanno più... allora è importante, uno pensa una cosa non particolarmente... Yeah, because they're losing all these breeding grounds and nesting grounds and... Esattamente, yeah. anche per l'allevamento, allora se si costruisce su queste parti naturali, questi uccelli poi non allevano neanche. So, the 12th of May is a very important 12th of May is a very important May, and at least, if you remember one day, at least remember Mother's Day. Yeah, which Mother's Day is a bit confusing actually, because it's Mother's Day. Is it Mother's Day in Italy? Yes, it is. Anche in Italia, giornata della mamma. Sì, sì. Sì, sì. Anche in Inghilterra. Yes. Ah, okay. Perché qualche volta. And in New Zealand. And in New Zealand. Yeah. Okay, but in America anche. Yep. Oh, okay, okay. I think it's international. They call it now International Mother's Day. Because Father's Day is different everywhere. Esatto. Dipende dove sei, in quale paese i padri hanno diverse giornate. Okay, allora siamo tutti d'accordo che 12th of May is Mother's Day. Shall we have a song? Let's have a song. Okay, we're going to start you off with the month of May. Here's a song by Arcade Fire. Perfect. Radio Stella Città. Come and make a record in the month of May.
Siete in sintonia su Radio Stella Città, Small Talk, fra poco arrivano, tornano. Per il momento c'è un po' di pane e formaggio quotidiano, ovvero pubblicità. Pubblicità. Radio Stella Città. Rimanete con noi. Stay with us. Resti al GNU. Radio Stella Città. Radio Stella Città. Si torna in diretta, io mi metto nuovamente in un cantuccino, qui tranquillo tranquillo, e do la parola a Sofì e a... non mi ricordo mai il nome. A Sean. Oh, Sofì e Sean. Come Connery. Sean Connery, sì. Si vede, no? Agente 007, in grande. Si vede, no? È proprio il nostro James Bond personale. Ho visto, ho visto. Exactly. Tanto l'ho messo così, tutto con la mano... Sì, tensione quel 24 ore che ha, quella valigetta. La valigetta. Sì, sì. Attento quando, quando tocca l'orologio, non vorrei che ci fosse qualche microspia nell'orologio. Exactly. E ti raccomando, pena. Alex, non sbagliare. This is okay? A bomb, no, really. So be careful. Come? This is a bomb. This pen. Is a bomb. It's not allora, a pen, it's a bomb. Siamo tutti rilassati qui. Causes problems in those English lessons. What is this? Is this a pen? No, it's a it's bomb. It's a bomb. And, okay. No, we're just joking. Yeah, we are. C'è un International Day for Spies. International Spy Day. So it would be, I don't know, it'd be a very quiet celebration, I would imagine. It would be. Giornata Internazionale delle Spie. Before the break, that was Arcade. Serious now. Before the break, that was Arcade Fire, the month of May, from the album The Suburbs from 2010. Great group. Canadian group Arcade Fire. I think they're due a new album. Yeah, I guess that woke everybody up as well. Oh, it did. Yeah. Get them, you know. Siete svegliati adesso, pronti per chopping, you know, vegetables for lunch. Preparare il ragù. Yeah. Month of May. Anyway, we're talking about the month of May. We're talking about days in general. Now, if you're interested in these international observance days, you can go to the United Nations site. I've put a link on the Radio Stella Città page on Facebook, and they have a list of all the days that they observe. Yeah, the United Nations in English and Italian sarebbe ONU. Yeah. ONU. Mm-hmm. Yeah. So, yeah, if you want to go on the page, sono loro che decidono queste giornate internazionali. Yeah, there's sort of a list of the ones with which they officially observe. For example, the 3rd of May was World Press Freedom Day. And that's extremely important. Indeed. World Press Freedom Day sarebbe la libertà dei giornalisti, dei press. Come si potrebbe dire? Press. Come si dice? Quattro potere. Sì? Mm-hmm. Sì? Ok. Che sarebbe importante anche, ho visto oggi nel giornale, in Messico sono morti due figli di giornalisti in Messico, e sono 20 giornalisti che sono stati uccisi in Messico a causa di l'articolo che scrivono. Allora, the role of the journalist is extremely important. Indeed it is, and especially important this week, 8th and 9th of May, we have the time of remembrance and reconciliation for those who lost their lives during the Second World War. Okay, so the 8th and the 9th, 8 e 9 maggio, c'è la giornata della memoria e riconciliazione per quelli che hanno perso le vite nel secondo mondo. Secondo guerra mondiale, si chiama war. Ci saranno celebrazioni per queste giornate civile vecchie, Alex? Qualcosa? 2 giugno. 2 giugno? Sì. Yeah. Ok. Ma queste giornate, per esempio, a maggio, quello di questo 8-9 maggio, di quelli che sai? No. No, non credo. C'è International Family Day, 15th. 15th of May, yeah. Yeah, della famiglia. Mm. Non so se sono previste, allora da chiedere al comune, forse, se organizzano qualche... Sicuramente. Cerimonia. Non lo so. Now, important for Radio Stella Città is the 17th of May, the World Telecommunication Day. World Telecommunication Day and Information Society Day. Yes. Yeah. Sarebbe la giornata mondiale per la telecomunicazione e l'informazione. Ah. Yeah. Mm. Anche lì da festeggiare. Yes. Family Day, I remember last year there was a celebration, maybe 2 years ago. It is celebrated in Italy. I do remember at a political level it was celebrated at a national level. In Italia si festeggia
Family Day. Ma noi festeggiamo tutto. Ogni scusa è buona. Ogni scusa è per mangiare. Ogni scusa è buona per festeggiare. Sì, per fare un altro dolce, un altro tipo di pasta. Family Day si potrebbe inventare qualche torta, no? Una torta un po' particolare. Sì, no? Ciambalone, qualcosa. Buono, like, buono. Yeah, non vedi. Parliamo. No, comunque Alex già si è fornita da tutto. Allora, ti mancava ciambalone oggi. Sì, ma manca il ciambalone, perché il caffè l'abbiamo preso. Sì, caramella. Prima di andare in onda, la fatidica sigaretta per l'attenzione. Sì. Tutto a posto. Caramella, sì. Caramella. Ci manca ciambalone. Ciambalone, that's ciambalone. Right, sponge cake. Dopo pranzo, dopo yeah, pranzo. Sì, that's right. Okay. You don't have to wait much longer. We've got, well, couple, andiamo con la musica? I think so. Yeah, I think. Now, today, the 6th of May... is there are quite a few people have birthdays today, including who? Including Bob Seger. Do you remember Bob Seger? Bob Seger and the Silver Bullet Band. Yeah, vaguely, vaguely. Yeah, vaguely, vaguely. You grew up in the 70s like me. Well, it's a bit before my time. Un po' prima dei miei tempi. Oh no! Anche dei miei. Oh! I'm surrounded by liars. No. Bob Seger and the Silver Bullet Band. This takes me right back to growing up in New Zealand in the 1970s. When you grew your hair long and you just hung out at the Speedway. This is Bob Seger and the Silver Bullet Band. Bob Seger is 68 today and he is still going strong. He's touring America at the moment. This is probably one of his most famous songs. It's We've Got Tonight. Lonely, longing for shelter from all that we see. Why should we worry? No one will care, girl. Look at the stars, so far away. We've got tonight. Tomorrow, we've got tonight, babe. Why don't you stay? Deep in my soul, I've been so lonely. All of my hopes fading away. I've longed for love like everyone else does. I know I'll keep searching even after today. So there it is, girl. I've said it all now, and here we are. What do you say? We've got tonight. Who needs tomorrow? We've got tonight, babe. Why don't you stay? Tonight, who needs tomorrow?
Let's make it last. Let's find a way. Turn out the light. Come take my hand now. We've got tonight, babe. Why don't you stay? Li vedo con gli accendini. Lighters in the air. Waving your hands in the air with your cigarette lighter. Era Bob Seger. Bella, eh? Yeah. Dei miei tempi questa canzone. And mine too. And mine. No, miei no. tu eri una bambina. Yeah. Sì, piccolina. Sì, you're more the Britney Spears generation. I was just una luce negli occhi della mia mamma. Neanche rinata. No, dai. Bob Seger and the Silver Bullet Band. We've got tonight a good way of learning your present perfect. Do tell us more. We've got. We've got. Mm-hmm. Yeah. Present perfect. Present perfect. Yeah. Sì, è present perfect, è vero. Mm. Usato in modo un po' diverso del solito present perfect. Yes. Oh, ci sta sparando proprio James Bond. Ha aperto questa valigetta. Ci è sparato un po' di grammatica, un po' di cose tecniche qui. But I think the thing with the present perfect is you need to get used to the sound of the we've, he's, and just recognize it and hear it. Exactly. Come. And so songs are great for it. They are, they're the best. Imparando delle canzoni è uno dei modi migliorare. Yeah. Migliore. Migliori. Migliore. Yeah. Sì. Bob Seger, 68 years old today on the 6th of May. Happy birthday, Bob. Incredible. Tutti questi cantanti sopra 60 anni che adesso si sono rinati, diciamo. C'è una nuova fase di vecchi cantanti che stanno tornando. Bello. Joe Cocker, questi grandi. Bob Dylan si risente nuovamente alla grande. Yeah. Rolling Stones. Yeah. Vabbè, loro hanno superato i 60 anni, sì. Ne hanno 72. Yeah. Sì. Yeah, we were listening to Leonard Cohen last week and he's like 78. Incredible. David Bowie, another David one. David Bowie, Patti yeah. Patti Smith. Well. Yeah, yeah, great. Tanti yeah. grandi personaggi a musica internazionale, si può dire così. Yeah. Dovremmo avere la giornata internazionale dei cantanti degli anni 60 e 70. They don't need a day because they're still doing it now. They're still, you know, Patti Smith in a fantastic concert last April. Fantastic festival at the auditorium. David Bowie releases one of the best albums of the year. This year, Leonard Cohen again, world tour, brilliant album last year. Bob Seger touring America still. Mm-hmm. You know, these people just keep going. Music is their life, and you know, it's not some X Factor do it to get famous. They do it because they love it, and they're artists, and they've got something to say. Yeah, è vero arte questo. Oh, shut up! Oh, shut up now. Get off my soapbox and shut up. Yeah, shut up, Sean. Anyway, so we're talking about International Days, la giornata internazionale mondiale per celebrare diverse persone, personaggi, diversi concetti nel mondo. Un'altra che il 21 maggio, the 21st of May, is World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development. Okay. Traduco. È la giornata mondiale per la diversità culturale, per dialogo e sviluppo. Ah, yeah. Ok, ho capito. Che sarebbe dare un appoggio per a tutte quante le etnie, no? Giusto? Giusto. Yeah. Tutte le etnie devono essere uguali, non nessun colore di pelle, non deve essere diversità fra i colori di pelle o fra le diverse lingue, secondo me. I think it's a chance to learn about other cultures and learn about other traditions, and because I think the problems that we have in society, the problems with prejudice, the problems with racism, they come from ignorance. And if you actually know where someone comes from and something about their lives, a lot of that fear and a lot of the prejudice that comes from that fear disappears. Allora faccio un piccolo riassunto, Sean, che Sean sta dicendo che spesso forse miscomprensione viene dall'ignoranza, allora non sapendo, non conoscendo bene la cultura da dove viene le persone, aumenta la paura.
delle persone, così anche la sfiducia, giusto questo. Mm-hmm. Mm-hmm. La cosa che io ho trovato interessante per questa giornata, hanno detto vogliono combattere le stereotipi. Stereotipi. Stereotipi, thank you. Mm. Hai detto, anch'io sono un insegnante di italiano. La vendetta. There's a two-way street here. Yeah. Stereotipi. See, look, here's an example of two cultures learning from each other. There we are. Questo è un esempio della diversità culturale per dialogo. Certo. Yeah. Stiamo dialogando, vedi? Un'altra cosa che mi è piaciuta nella descrizione di questa giornata per la diversità culturale era il fatto di promuovere le geste quotidiane, mm-hmm. che mi è piaciuta perché poi diventa una cosa pratica. Invece di parlare sempre di concetti ideali, invece diventa proprio una cosa reale di che cosa si può fare, uno può fare nella loro vita, certo. quotidiana, normale, per migliorare la comprensione culturale. For example, what can we do? I mean, maybe for... Pensiamo di Civitavecchia, di tutte le diverse culture che vivono a Civitavecchia. Proprio il nostro modo, forse, di comunicare con queste persone. Ma anche io sono diversa, mm-hmm. pensandoci. You know, the English, the Romanians, mm-hmm. the Albanians, the Africans that were mm-hmm. living in Civitavecchia. Yeah, how do we mm-hmm. actually approach them? Mm-hmm. Questa è una cosa pratica. Yeah, maybe just have a conversation with someone. Sì. Di parlare con qualcuno invece di poter andare via con paura. Mm. Yeah. Farsi comprendere. Cercare di farsi comprendere. Yeah. That's the first step. That's the first step. So, 21 maggio proviamo tutti a fare questo. To spread a bit of awareness in the world. Yeah. I'll hold you to that. Yeah? Yeah. Yeah, that's all right. All right. Okay. Vogliamo andare avanti con la musica? Perché ho visto che oggi è veramente questo è il James Bond della musica, devo dire. Ha preparato una valigetta di grandi successi. Exactly. Well, we were talking before, it's Bob Seger's birthday today. Yeah. It's also George Clooney's birthday today. Yeah. George Clooney is 51 today. Oh, wow. A fine, mature man he is. Happy Tony birthday. Blair. Ah. Tony Blair's birthday today, he's 59. 59. Yeah. Scusate, stai dicendo quelli che compiono gli anni oggi? Uh-huh. Questa settimana? Sì, oh, oggi, proprio oggi. Oggi, proprio oggi. Sì. Ho qualcosa ho capito. Vedi, questo è importante, capire il senso. Certo, certo. Yeah, sì. Yeah. So, George Clooney, 51 today, Tony Blair, 59 today, and also on this day was born Sigmund Freud. Okay, and have you chosen a song connected to this? Happy Birthday. Oh, there you by go. By Stevie Wonder. Ah, Stevie Wonder compie gli anni oggi? No. Ma Stevie Wonder ha scritto questa canzone, Happy Birthday, sì. per il compleanno di Martin Luther King Jr. Ah. Mm. Lo ascoltiamo? This is Stevie Wonder from the album Hotter in July, Happy Birthday. Thank you.
Allora, buon compleanno a tutti coloro che compiono gli anni quest'oggi. Ieri ha compiuto gli anni un nostro caro amico qui di Radio Stella Città di Provincia TV, che è Stefano Pettinari. Happy birthday. Happy birthday, Stefano. Giornalista che ieri ha compiuto gli anni, oggi doveva essere qui per pagarmi il caffè, non c'è, visto? Vedi, furbo. Lo facciamo domani. Sì, deve anche interesse, ti deve comprare un doppio espresso. Allora, ti va avanti, dai, mi metto al cantuccio, vuoi parlare. Oh, that was Stevie Wonder there from Hotter in July. Hotter than July. Happy birthday. A song he wrote for Martin Luther King Jr. This was in the early 80s when they were trying to get Martin Luther King Jr.'s birthday recognized as a public holiday, which it is now in America. The 15th of January is Martin Luther King Day. Well, well done, Stevie Wonder. Mm. That's a great song as well. It's a feel-good song. So, yes, happy birthday to George Clooney, Tony Blair and Bob Seger. Yeah, I'm sure there must be lots of more people out there whose birthday is today as well. I know, I'm sure we've got a message there on Facebook from them all. I'm sure we have, yeah. Not all at once. Yeah, ricordatevi che se volete scrivere a noi, c'è la pagina Facebook, Radio Stella. Okay, so... Radio Noise. Talking about international days, giornata internazionale, maggio è pieno. Ci sono quante date? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. Sono 10 giornate internazionali and nel mese di maggio. And that's just the ones recognized by the United Nations. Sì, solo quelle riconosciute dell'ONU, ci saranno anche altre. Allora, tanto da festeggiare, tanti ciambaloni da fare questo mese. Okay, so the next one, the 22nd of May, 22 maggio, c'è International Day for Biological Diversity. Which is what? Sounds obscure. Sembra oscuro, vero? Ma sono andata a vedere un po' più in dettaglio questa giornata internazionale per la diversità biologica. E quest'anno stanno festeggiando, se vogliamo dire, riconoscendo la diversità marina. Allora, stanno vedendo il problema del fatto che si pesca troppo. E so it's really about the extinction of species. And exactly. Okay. C'è la riduzione e estinzione dei vere specie di pesce a causa di questo, che spesso sentiamo di questo. Yeah. Non ci sono i controlli, o ci sono i controlli, ma comunque i pescatori riescono a evitarli. Allora, qui se c'è questi problemi di mantenere tutte le specie. Allora, questo è quello che significa biological diversity, which is very important, come quello degli uccelli che migrano. Exactly. Yeah. Birds and fish. Birds and fish. Birds and bees. Birds and the bees. You're just like St. Francis. Yeah, birds and bees. Ma anche the bees, anche le api sono state... Now that's a big problem. Sì, è stato un grande problema e c'è stata una grande vincita recentemente con il Parlamento Europeo proprio per proteggere le api, perché volevano controllare i pesticidi che uccidono le api, perché le api sono fondamentali proprio nel mantenimento di... Come si dice in italiano? How do you say it? Che fanno le api? Alex, help! Che col polline, dici? Sì, thank you. Sì, quello. Che loro fanno, non lo so, adesso distribuiscono. Sembra, distribuiscono, certo, sì, con il polline e poi tra l'altro ci danno anche il buon miele. Sì, sempre da mangiare. E poi non sono grasso. No, affatto. No. Però sono un goloso. Sì, allora sarà esercizio forse che fai. Comunque bees, le api. Fondamentale. Ci vorrebbe anche una giornata internazionale delle api. I think there is. An International Bee Day. I know, I've certainly signed a few petitions that are going around the internet about this problem. Me too, yeah. Anch'io. Non so se c'è ancora una giornata internazionale, comunque ci sono tante campagne perché è un problema grosso. Okay, that's what I want to ask you. Okay, we, you know, recognizing these days, etc. And you know, what we do now is you get something on your email, can you sign this petition, etc. Do you think it has an effect? Well, yes, it does. Mm. It does have an effect, because I noticed particularly, ci sono state queste petizioni, particolarmente c'è un'organizzazione, non so come si pronuncia, AVATS. Oh, yeah. Tante, loro fanno tante campagne, hanno proprio, grazie a loro che hanno vinto queste campagne con il Parlamento Europeo, proprio per controllare questi prodotti, pesticidi che uccide
vivevano le api. Allora sì, diciamo che questo internet è una cosa molto positiva, proprio per aumentare la consapevolezza delle persone e fare i cambiamenti. No, I agree. Some people have been kind of critical of this clicktivism, rather than, you know, click on your mouse, click on the computer, rather than activism, the typical activism of taking to the streets, etc. But this is the way we communicate now, and we communicate on a global level. Yeah. And I think you can, you know, put pressure on governments and international organizations and say, look at this problem, or, you know, don't put this piece of legislation through. Yeah. Sean, faccio una piccola traduzione, Sean sta dicendo che non è modo tradizionale di fare proteste, per scendere in piazza, per dimostrare e fare proteste contro certe cose, ma ormai viviamo in un mondo globale e questo è il nuovo modo per fare campagne, per protestare. E funziona. And it works. And it works. Yeah. So, you know, don't just delete it from your inbox. Yeah, read it. You can change. You can change. Yes, we can. Okay, so how are we doing? We've got time for another day? Another day? We've got time another for another day? Day? A day or a song? A day or a music? Song, a song, song. A song. This is a lovely song. This is a song by Elvis Costello, written by Elvis Costello. Elvis Costello, he was before my time as well. Oh. Chi lo era prima dei miei tempi? Yeah, whatever. This is a song by Elvis Costello. It's sung here, though, by the lovely, the late, the great Kirsty MacColl. Ah. This is called Days. Dios cuando eres el chip. Thank you for the days, those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe. I bless the light that lights on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Days I remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave. But it's all right, now I'm not frightened of this world, believe me. I wish today could be tomorrow. The night is long, it just brings sorrow. Let it wait. Thank you for the days, those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. Days I'll remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's all world, believe me. Days, thank you for the days. Kirsty MacColl. The late, great Kirsty MacColl. If you are interested in checking out her music, she, of course, is famous for the duet she did with the Pogues, Fairy Tale of New York. Beautiful compilation album of hers called Galore. Check that out on iTunes. I'm going to check that out. Io potrei ascoltare questa canzone tutta la giornata, veramente. Mm-hmm. Io avrei una giornata internazionale per questa canzone. Days. The song is called Days, and we're talking about days today. Yeah, and the next day we're going to talk about is 24th of May, 24th, 24 Maggio, which is Vesak, the day of the full moon. Oh. A bit different. La giornata della luna piena. Curiosa questa cosa. So we celebrate that every month. We could do, yes. Potremmo anche festeggiare. Bisogna stare attenti ai licantropi. Yeah. Ai lupi mannari. Exactly. Yes, that's right. Stare attenti. Sì, sì, sì. Luna piena. Werewolf. Werewolf. Yeah.
Siamo circondati oggi tra spie e lupe menare. Sì, vedi tutti i peli sulle braccia di cambiamenti. Have you seen Young Frankenstein? Yes, I have. Yeah, years ago. Ululi, ulula. With a werewolf, therewolf. No, I can't remember that. Oh God. Yeah, it's full of great jokes. Yeah, I've got Young Frankenstein. Frankenstein Junior in Italian. Okay, film. No, io ho una memoria terribile per i film. Posso anche vedere il stesso film parecchie volte. Non mi ricordo perché l'ho già visto. Comunque, questa giornata della luna piena non è una giornata per festeggiare i lupi... Manari. Werewolf. È una giornata... Therewolf. Pardon? Werewolf, therewolf. Werewolf, therewolf. Oh, sta facendo giochi di parole, John. Joke from Young Frankenstein. Okay. Pensavo che fosse la tua battuta originale. Werewolf sarebbe... Where is the wolf? Può essere anche dove il lupo. Allora, werewolf, eccola, lì. Werewolf, okay. Never mind, non fa niente. Comunque, questa giornata della luna piena is a Buddhist celebration della religione buddista. È 623 avanti Cristo, che strano questo, usano avanti Cristo per dire, comunque Buddha è stato nato 623 avanti Cristo, Buddha è stato nato e lui ha tenuto anche la sua illuminazione stessa giornata, è anche morto agli anni 80 nella stessa giornata. Tutto... Really? Yeah, it's incredible, eh? When's that? 24th of May? 24th of May, 24 maggio, allora, si chiama Vesak Day. Vesak. Yeah, una giornata importante per... What does Vesak actually mean? Do you know, I don't know, I'm sorry. I'm not sure. It's V-E-S-A-C. I have to answer that question later. Okay, when you get on Wikipedia. That's right, I'll go and do some research. Your Wikipedia research. Making fun of me. Don't try this at home, Mi sta prendendo in giro. Sono molto saggia. That's a really, in-depth journalism here today. I am full of knowledge. Pieno di conoscenze. Oh my God. Anyway, okay, you go then. Go on then. What's the next international day? Next international day is the 25th of May, the week of solidarity with the peoples of non-self-governing territories. Go on then, tell us all about that, Sean. Well, it's these people who live in non-self-governing territories. Okay. And we, we show them support. Okay. All right. Non-self-governing. For example? Countries who are run by another, run by another country that aren't a republic. Okay. Can you give us an example of a country? Not off the top of my head. I think you should go and check that on Wikipedia. I think I should. Yeah. An altro ricerca di Wikipedia. Okay. Anyway, comunque I'll be on line after you. Diamo appoggio a questi paesi che sono non self-governing. Okay. Sul 20, che giornata era? The 25th. So we've got 19 days to find out where they are and who they are. Abbiamo 19 giornate per trovare dove sono questi paesi, così possiamo dare un appoggio. For example, New Zealand sort of looks after a lot of the Pacific Islands, so they would be what they call non-self-governing territories. Right, okay, good, you're coming up with something now. Yes. Yeah, okay, comunque siamo molto impegnati nel mese di maggio a festeggiare tutte queste giornate internazionali. Tantissime. Sì, infatti, tante. Poi ce n'è una che mi piace in particolar modo, devo dire, ne parliamo dopo. Sì, non andate via. Per il momento musica, annunci tu? Yes, I think we all this information, we need to chill out. Sì, scusami un attimo, perché vuoi che le annunci Sean questa canzone, Alex? Perché mi piace come lui lo pronuncia, la sua pronuncia mi piace molto. So, it's time. I love this band. They're an English band, July Skies. Have you heard of them? No, I haven't. Present Perfect. Check them out. They've got their website. One Morning in May. Brilliant. Go, Alex.
That was July Skies there, One Morning in May, from a beautiful album called The Weather Clock. If you're interested in their music, I've put a link on the Radio Stella Città Facebook page. You can download the album from there. Really beautiful, ambient, pastoral, gorgeous English electronica. Wow, what a load of adjectives for that. Come si dice in inglese? 4 minutes? Mancano 4 minuti. We've got 4 minutes left. Oh my God, quick. We've got how many days left? Two. Ok, 29, 29th of May, stiamo parlando di giornata internazionale, 29 maggio, 29th of May c'è International Day of UN Peacekeepers, Peacekeepers di ONU, infatti questo è una buona causa di pensare a tutte le persone che lavorano per la pace e purtroppo anche quelle che perdono le vite lavorando per la pace. Yeah, and these, you know, really dangerous places in the world. Yeah, so that's the 29th, remember that to celebrate. E poi un'altra, l'ultima giornata di cui pensavo Alex sta aspettando questo, perché la sua giornata. La mia giornata, la giornata contro il tabacco e il fumo. Non dovete fumare in quella giornata, 31 maggio, io sarò il primo. Sì, è davvero convinto. No, veramente? Sì? Sì, sì, ci voglio provare, almeno questa volta ci voglio provare. Fadlo. Però, guarda, veramente. There's the challenge, everyone listening today. Il fioretto si dice in Italia, no? Sì? Faccio un fioretto. Davanti a tutti? Sì, sì, sì. Ci stanno tutti guardando? Sì. Yeah. Okay. 31 io non voglio fumare. Che hai le dita incrociate lì? No, perché speriamo bene. Okay. Ok, there's the challenge, listeners. 31st of May, World No Tobacco Day. Alex is going to do it. He's going to go without cigarettes on that day. Are you up to the challenge? Allora, io l'ho fatto, io fumavo, parlo come ex fumatrice e si fa giornata per giornata, giorno per giorno, uno deve farlo sigaretta per non sigaretta, e piccoli passi, sì, non mi sembra molto convinto Alex, sembra un po', la faccia un po' triste. Vogliamo ascoltare un altro brano? No, scherzo, dai. Sì. No, sto convinto, veramente. Sì, sì. Speriamo il 31 venga più tardi possibile. So really it starts from midnight on the 30th. Sì, da mezzanotte. Fai come quando fanno digiuno, no? Tu comunque fumi prima di 31. Yeah, you feel absolutely no, fa male dopo. Così non ce la fai più. Yeah. No, dopo fa male. No, comunque una cosa interessante qui è il fatto che ho visto nei giornali per Inghilterra che stanno lamentando perché il governo inglese si sta frenando sul fatto di cambiare la pubblicità sul pacchetto di sigarette, perché in Australia invece hanno cambiato il modo di impacchettare le sigarette e adesso non sono più permesse di fare belli colori. Ma mettono anche le foto, ho visto. Sì, lo fanno nei pacchetti molto semplici, non per provare a incoraggiare persone a comprare. Invece Inghilterra non è ancora pronto a fare, il governo non è ancora pronto a fare questo passo. Forse lo faranno 31, World No Tobacco Day. World No Tobacco Day. Yeah. Well, that's the days. We've talked about days in the month of May. I'm in today. A bit of a daze now. Okay. C'è una battuta, era un gioco di parole che era veramente bello, vero Sean? Yeah. Days, okay. Days. Days, quando ci gira la testa, che stessa pronuncia di days, il plurale di day. Anyway. That's it from us. That's it from me, Sophie Bennett. And me, Sean Bell. L'appuntamento alla prossima settimana. Every Monday at 11 o'clock we're here with Small Talk. I'll see you next week. And we're leaving you with Brian Eno. Wasn't just another day on Earth. Ciao, ciao. Bye.